Carissimi, in questa seconda domenica di Quaresima ascoltiamo Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 28-36. È il brano della trasfigurazione di Gesù e conosciamo bene questo brano, ma nei suoi particolari a volte è poco conosciuto. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Ad un tratto, mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. La trasfigurazione è il lato luminoso, potremmo dire, della passione di Gesù che sta per compiersi. Gesù sta andando verso Gerusalemme con i suoi discepoli, il luogo dove subirà la passione, dove sarà ucciso e dove risorgerà anche il terzo giorno. E la trasfigurazione serve a preparare i discepoli, e soprattutto perché possano capire che ciò a cui assisteranno, quindi il buio, il dolore, le tenebre della morte di Gesù e quindi della passione, in realtà ha un lato luminoso, ha un lato fatto proprio di luce. Perché il retro della croce è proprio la luce, allora la trasfigurazione serve proprio a farci capire questo, che l'orizzonte ultimo è la Pasqua, non c'è dolore, non c'è morte senza Pasqua, nella logica di Gesù è così. E allora questo episodio qui, in questa seconda domenica di Quaresima, vuole prepararci anche un po' a vivere i giorni che verranno, i giorni in cui mediteremo anche sulla passione di Gesù. Mosè ed Elia che appaiono a discutere con Gesù sull'esodo, appunto, che lui avrebbe compiuto di lì a poco a Gerusalemme, sono proprio l'Antico Testamento, quella legge e quei profeti che portano finalmente a compimento la loro realtà in Cristo. Ma Pietro è colui che suggerisce a Gesù: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia, perché è bello per noi essere qui, dice. È troppo bello stare soltanto nella pace della Pasqua, vivere soltanto momenti di luce. Non permettere, Signore, allora che possiamo vivere momenti di tenebra. Gesù invece sembra proprio far capire che quei momenti vanno vissuti, ognuno di noi è chiamato a viverli, non si sfugge da questi momenti, perché quei momenti in un modo o nell'altro nel progetto misterioso di Dio fanno parte della nostra vita e solo attraverso la passione e la morte si può giungere alla resurrezione. E allora la voce del Padre che con la sua nube copre i discepoli e ci rassicura: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Il Padre è come se dicesse: ascoltate le parole di mio figlio, anche quando la prova arriverà nella vostra vita, soprattutto quando la prova arriverà nella vostra vita. Siate consapevoli allora, ci dice Gesù anche in questa domenica, che la prova, il buio della prova è il momento in cui si gioca la vera fede, è il momento in cui capisci se la tua fede è autentica o no, perché se continui a credere che c'è una speranza di luce anche nelle tenebre più fitte, allora puoi veramente dire che la tua fede è salda in Cristo.